Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e siamo qui oggi con il quinto episodio della nostra serie Blacklist, la serie dove vi presentiamo delle squadre che sono sì forti ma allo stesso tempo anche molto economiche. Questa per esempio costa intorno agli 11.000 crediti in 4-5-1 ibrido, come anche tutte le altre squadre sono ibride. E se avete visto gli episodi precedenti bene, se no andatevi a vedere. E niente, iniziamo a mettere in campo i giocatori partendo ovviamente dal portiere. Il portiere di questa squadra è Muslera 82 di overall con 80 di tutti, 82 di presa, 80 di rinvio, 87 di riflessi, 80 di piazzamento e anche un ottimo 63 in velocità, utile nelle uscite e nei calci d'angolo. Un portiere completo che per 800 crediti è veramente una buona soluzione. Il terzino destro è De Marcos. De Marcos, terzino dell'Athletic Bilbao con 90 velocità al suo punto di forza. L'altro anno era un CC, quest'anno terzino, comunque sa difendere e ha soprattutto una buona caratteristica, ovvero 82 nel fisico. Questa è data sia dalla sua velocità, cioè dell'equilibrio, eccetera, eccetera, ma anche la forza fisica che presta un terzino è notevole. Poi c'è Godin, che ha 86 di difesa e a me giocatori così forti in difesa come lui, Barzagli, Benasia, piace tantissimo. Lui costa 1000 crediti, quindi è anche abbastanza veloce 67, ha un buon colpo di testa e un buon fisico, insomma, usatelo. L'altro difensore centrale fa strong link con Muslera, anche con il terzino sinistro, vedremo, è Kaya, 74 velocità, più veloce di Godin. Forse meno bravo in fase difensiva, ma anche lui è comunque un ottimo difensore, 74, 81, 80, sono tre caratteristiche ottime. Andiamo avanti con il prossimo giocatore che è Erkin. Questo giocatore io non l'avevo mai provato, ma lui e Ilmi, cioè l'esterno sinistro che vedrete dopo, sono i due che mi hanno convinto a fare questa squadra. Lui è un terzino completissimo che ricorda un po' il Taiwo di FIFA 13, se non erro. Perché infatti oltre ad essere veloce, forte fisicamente ed è bravo a tirare, oltre a saper difendere ovviamente. Centrocampista centrale c'è Gabi, 68 velocità, 80 di passaggio, 75 di difesa, 73 di fisica. È l'ideale secondo me in questa posizione perché unisce a una buona velocità anche un'ottima fase difensiva. Esterno destro su Saito, 35 velocità, 74 di tiro, 79 passaggio, 80 di dribbling. È uno dei non rari che mi piacciono di più in questo gioco, costa 500 crediti. Io vi raccomando di provarlo, diciamo, perché da ID è forte, ma da AD rende proprio al meglio. Esterno sinistro Inui. Questo giocatore sulla carta non ha niente di speciale. Poi vai a vedere in game 95 agilità. Si sente questo 95 agilità in game? Sì. Veramente è impressionante la sua capacità nel dribbling, nonostante non abbia 4 stelle skill, unica piccola pecca, sa anche passarla, crossare e tirare. I due trequartisti sono Cerci, italiano, ex Torino, Robben, lo conoscete tutti, 87 velocità, 4 stelle skill, 83 di dribbling, 81 di passaggio, anche 78 di tiro, rientra sul sinistro e tira, è una favola. L'altro, Chiochin, lui invece rientra sul destro e tira, ovvero Shinji Kagawa. Ho detto una cazzata perché anche lui è mancino, ma non fa niente. 80 velocità, valori clamorosi poi anche nel dribbling, nel passaggio, ha un buon tiro perché comunque il tiro è buono, ma le sue doti migliori sono appunto la combo velocità e dribbling e anche il passaggio. Sto proprio parlando di merda. Comunque, andiamo all'attaccante, all'uomo che è destinato a finalizzare qualsiasi palla gli capita intorno, ovvero Chiruz Immobile. Immobile è veramente un giocatore ottimo, 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 78 di velocità, 78 di fisico, 76 di dribbling e 80 di tiro. Non spicca nessuna caratteristica, ma è molto completo, è forte fisicamente anche più del 78 del 13 della carta, infatti in game la forza fisica è più alta, ed è forte anche in testa. Come usare questa squadra? Il 4-5-1 diciamo che non è un modulo semplicissimo da usare come potrebbe essere il 4-4-2 o uno di questi moduli base. È un modulo che sì, è difficile da usare, però in questo modulo sono importantissimi gli equilibri che dà il CC. E Gabi mi ha sorpreso perché l'avevo usato più volte nel 4-2-3-1 eccetera eccetera, ma nel 4-5-1 finivo non sarebbe stato all'altezza. Invece abbina una buona fase difensiva anche un'ottima fase di costruzione. Quindi mi raccomando, se fate questa squadra, preferite Gabi a Mario Suarez, che sono le due alternative che potete usare, perché sarebbe dell'Atletico che faccio strong link con Godin. Certo. Poi, gli esterni, beh, gli esterni sono fortissimi. Inui è veloce, soprattutto a questa velocità clamorosa che permette un gran dribbling, e i due trequartisti, entrambi mancini, permettono di rientrare e tirare, andare dritto e tirare, passarla all'esterno oppure alla punta, insomma. I due trequartisti mi sono piaciuti tantissimo, infatti la fascia centrale della squadra, sia intesa come il centrocampo, sia intesa proprio come CC, sono stati i miei preferiti. Immobile è un ottimo attaccante che per ormai 1000 crediti ti finalizza praticamente ogni palla gli capita nei pressi, quindi anche lui
straconsigliato. La fase difensiva è molto buona perché Godin è forte fisicamente, quell'altro è veloce, quindi diciamo si completano un po' a vicenda. La fase di costruzione è dettata anche dagli esterni e dai terzini con le loro sovrapposizioni, soprattutto Marcos, con quella velocità che sono sovrapposti veramente in ottima maniera. Ma se vi capita che Erkin sia a 25 metri dalla porta e abbia la palla sul sinistro, ragazzi, provate il tiro, perché il tiro vi sorprende, è veramente un'ottima caratteristica. I long shot sono buoni, anche l'effetto normale veramente un terzino ottimo. Poi intanto il venditore al cerchi, perché infatti Immobile si tira indietro, il 3-23 cerchi sono un'altra chiave di questa squadra. Comunque, detto questo, spero che questo episodio vi sia piaciuto, così come tutti gli altri. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci sentiamo nel prossimo video. Bye bye!